Buongiorno a tutte. Allora, questa mattina ho un attimo di tempo, mi vedrete vestita uguale a quello precedente, adesso non so se lo carico prima, dopo, eccetera. Comunque, ecco, ne approfitto e registro un altro video perché sennò rifacciamo Natale. Dunque, sono stata ad OVS in un altro paio di negozietti che ci sono qua nella mia città e volevo mostrarvi soprattutto due capi dei quali mi sono completamente innamorata, che secondo me potete trovare ancora. Piccola parentesi, io da OVS non ho mai acquistato nulla di abbigliamento, non mi ha mai attirata. Devo dire che quest'anno, non lo so, o hanno alzato la qualità o magari hanno preso delle collezioni particolari, insomma, ho acquistato anche io per la prima volta dell'abbigliamento. Dunque, ci sono stata due volte in due OVS differenti perché se devo prendere qualcosa, ad esempio, di Essence, guardate, il 100% delle volte prima faccio un salto in uno e dopo nell'altro perché le cose che hanno arraffato nel primo stand, nel primo VS, magari, anzi quasi sicuramente, le trovo nell'altro. Per cui io solitamente, se ho tempo, faccio un giro in ambo gli store. Dunque, stesso discorso per le cose di abbigliamento che vi farò vedere, che in realtà sono solo due, però come vedete ho due sacchettini differenti perché questo, nella fattispecie, l'ho preso nell'OVS che c'è in centro ed è un maglioncino meraviglioso. Maglioncino non è un maglioncino perché è un 70% cotone, per cui ecco, è abbastanza leggerino, almeno che voi non mettiate sotto un lupetto di lana. Che ho trovato in centro, vi ripeto, è della linea Baby Angel, che è di Fiorucci. Aspettate che non voglio dirvi una stupidaggine, sì, di Fiorucci, del quale me ne sono innamorata immediatamente. È un classico sale e pepe, adesso non so come lo vediate in camera, comunque è un sale e pepe, veste benissimo perché scende proprio dritto, non ha quella sorta di classico elastico che mettono ormai dappertutto che si rimborsa, per cui dà il senso, insomma, di maglioncino un po' più sportivo. Tra l'altro ha la chicca, come dico io, di avere questa sorta di toppa sulle spalle che lo impreziosiscono un po' di più. Luccica, ecco, non so voi come lo vedrete. Comunque è una specie di foglia molto lunga, vedete che è lunghetta, piena di perline nere e perline chiare, che insomma danno quel tocco, tra virgolette, un po' più elegante rispetto, insomma, al maglioncino in sé, perché insomma è un sale e pepe, sarebbe un girocollo classico, però devo dire che con queste due toppe cambia completamente e mi è piaciuto tantissimo. Questo costa 39,99, ve lo dico perché sennò mi picchiate se non vi dico i prezzi. Poi vi faccio vedere la nuvola che ho trovato invece in un altro VS, in un centro commerciale, sempre qua della mia città. Guardate che cos'è questo. Io lo trovo spettacolare. E quando lo toccate, voi non potete sentirlo ovviamente dalla camera, non so, mi dà la sensazione di accarezzare, scusatemi. Avete presente i gatti persiani che quando li accarezzate, cioè vi perdete con la mano dentro il pelo? Ecco, è la stessa cosa, è una coccola, una nuvola, io non so come spiegarvelo. Se andate nell'OVS, andate a toccare questo maglioncino perché vi ripeto, cioè mi viene voglia solamente di mettervelo addosso, sembra un cuscino, ma neanche un cuscino. Una nuvola, è morbidissima e guardate quanto carino è. Questo pelosino, come lo chiamo io, tutto pieno di cuoricini, cuoricioni, è sempre della linea Baby Angel, viene come l'altro, 39,99, e quando l'ho provato ho detto no, di sicuro non lo porto alla cassa perché è una S. Solitamente io porto o una M o una L perché essendo alta ho il problema della lunghezza delle maniche, per cui spesso e volentieri devo prendere una taglia in più. Quando ho visto la S ho detto no, adesso andrò a provarmelo e dovrò lasciarlo giù. E invece devo dirvi, ho preso una S e veste tantissimo, ma proprio tanto, alla manica addirittura che mi arriva qua, per cui devo dire che per chi ha una vestibilità, per chi è minuta, insomma, valuti un attimino perché adesso non lo so, però a me va, cioè, va grandino, va bene, va benissimo e sono super super felice di avermelo, di essermelo portata a casa, di averlo trovato perché è stato, non so, amore, amore, amore a prima vista, ma in più, vi ripeto, quando lo toccate non potete non mettervelo addosso perché è favoloso. Poi
poi cosa ho preso? Sono andata da Coin e ovviamente ho preso dell'altro di Essence. Preparatevi che tra qualche giorno vi farò la review degli ultimi prodotti. Dunque, qua in realtà, allora aspettate, ho messo dentro anche delle cose che ho preso in un supermercato. Queste ve le tolgo perché non c'entrano niente, in modo tale che vi dico le cose giuste. Allora, ho riacquistato per l'ennesima volta la mia Essence Stay All Day, la il fondotinta, perché io lo amo. Devo ancora provare la Stay Matte, penso che si chiami, l'ultima insomma che ho acquistato della linea nuova della Essence. Devo ancora provarla perché sto finendo la BB cream, chiamiamola così, della Essence, e non vi dico nulla, comunque vi dirò le mie impressioni prossimamente. Comunque ho voluto riacquistarla perché mi piace tantissimo, me ne sono innamorata dall'anno scorso, praticamente non fa uscire il lucido sul viso, per cui insomma meglio di così non mi può andare, per cui ho voluto riacquistarla. La mia, se vi interessa, è la 10 Soft Beige, la più chiara in assoluto. Poi ho voluto provare a prendere questa matita duo, la Essence 2 in 1, la Casual Pencil, che da un lato è nera e dall'altro è bianca, perché mi stufo quelle volte che magari devo andare fuori città eccetera a portarmi via due matite, per cui ho detto vabbè, proviamo questa, perché io praticamente uso la matita nera sopra l'occhio e quella bianca spesso e volentieri nella rima interna sotto, per cui insomma volevo portare via un prodotto solo. Dopo ho riacquistato in altri due colori questi Essence Eye Sorbet, che vi avevo già mostrato, presi in altre due colorazioni. Ho preso, che sono ombretti occhi in gel della nuova collezione della Essence, ho preso nella fattispecie lo 01 Illuminating Pineapple e l'altro lo 04 Illuminating Plump. Allora, visto che l'altra volta alcune di voi mi hanno scritto che... anche giustamente, vi do ragione, che se vi faccio vedere dei prodotti è bene che vi faccia lo swatch, se no non ha senso farvi vedere il packaging. Stavolta aspettate un secondino, vi tiro via, ecco qua, questa specie di scotch che mettono intorno, e vi faccio lo swatch. Allora, questo è lo 04 Illuminating Plump, si presenta così, eccolo qui, è un, non so voi come lo vediate, è un marroncino grigio, chiamiamolo così, e questo è... adesso non so, sulla mia mano bianca come il latte, non so come lo vediate, è questo. Vi faccio anche, aspettate che ne prendo un po' di più magari. Questo è l'effetto, eccolo qui, non so se lo vedete. Questo è proprio una sorta di trasparente leggermente grigio, lo vedete? Si vede proprio poco, ma fidatevi che è tipo dei micro glitter, eccolo qua, forse così lo vedete meglio. L'altro invece, lo 01 Illuminating Pineapple, a vederlo da qua è tipo un dorato, vedete che è tipo dorato. Adesso vi faccio lo swatch, come dicono le youtuber, quelle ovviamente più professional della Ela, eccolo qua, qua ne ho preso anche tanto, ma insomma almeno lo vedete, vedete che è sul dorato, eccolo qui. Qua ne ho messo una quantità industriale, magari se lo sfumo un pochino, eccolo qua, così lo vedete meglio. Questo tende ovviamente più sul doratino, eccolo qua, 1 e 2, questi sono i due sorbet, come dico io, sorbet, non so come si pronunciano, insomma queste due colorazioni ho preso, penso che siano le ultime due, credo che siano 4 in totale, o 5, o forse me ne manca una. Adesso vabbè, non so dove pulirmi le mani, facciamo così. E ecco, per cui sempre da provare insieme agli altri due che sto utilizzando tutti i giorni, non vi dico nulla per adesso, aspettatevi la review. Poi, dove sono stata? Sono stata all'Iper. L'Iper si trova al centro commerciale Le Corti Venete, per chi è di Verona e provincia lo conoscerà, è un ipermercato. Hanno praticamente un angolo di profumeria che sarà un chilometro per modo di dire, comunque hanno una bella parete fornita di qualsiasi marca eccetera. Io non mi sono soffermata tanto sui trucchi, ma mi sono soffermata su questa spazzola. Allora, questa spazzola mi ha incuriosita, questa è della marca Michel Mercier, questa
non so per chi ne abbia già sentito parlare, adesso ve lo leggo, assomiglia molto alle spazzole, aspettate perché l'avevo guardata prima, alle Tangle Teaser, ecco. Qualcuno di voi la conoscerà, so che ne hanno fatto video mesi, anni fa, per cui io ci arrivo sempre dopo. Comunque, mi ricordava molto questa Tangle Teaser. Eventualmente vi lascio il link qua sotto del sito appunto di questa spazzola famosissima Antinodi, che dovrebbe essere www.tangleteaser.it.com. Aspettate che ve lo dico, dopo ve lo scrivo, avete un attimo di pazienza. Adesso ve lo leggo, eccolo qua, www.tangleteaser.com, comunque ve lo scrivo nell'info box in modo tale, insomma, per chi fosse curioso va a vedersela. È una sorta di spazzola completamente in plastica, più piccola di questa, adesso ve la apro. Questa è più grande, piccolina così, sembra tipo una... ma neanche una saponetta, insomma... così, circa così, è un po' sagomata, in plastica, che ha praticamente la sezione delle setole lunghe e all'interno corte. E ne parlano benissimo, ne parlano, vi ripeto, super bene, dicendo che è una spazzola che assolutamente non fa male, soprattutto per chi ha problemi di cute molto, come si dice, tipo a me quando vado dal parrucchiere divento matta quando mi pettinano i capelli. Io quando vado ad asciugarmeli e devo pettinarli, devo dire che prima di usare la spazzola cerco di districarli, nonostante li abbia drittissimi come gli spaghetti, di districarli con le mani, perché le spazzole, il pettina dentilare, di tutto quello che ho, alla fine già li ho deboli, me li spezza, mi fa parecchio male perché ho la cute veramente molto molto debole, insomma mi dà fastidio la spazzola, cioè proprio penso che adesso ovviamente avendo i capelli non me ne rendo conto, ma credo che mi diventi rossa velocissimamente, per cui dicono che questa Tangle Teaser eviti tutti questi problemi, soprattutto per chi ha i nodi. Per cui quando ho visto questa spazzola con questa famosa sezione di setole, vedete che ha le setole lunghe, e spero che lo vediate in camera, e corte all'interno, più lunghe e più corte, tra l'altro guardate, è super 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 morbida, cioè proprio si piegano con niente, mi è venuta in mente questa Tangle Teaser vista su internet, sia su tramite video che sul sito, per cui ho detto bah, proviamola, cioè se tanto mi dà tanto mi sembra molto simile. Questa è più ingombrante perché vedete che anche al manico, invece l'altra è più piccola, andate a vedere il loro sito così vi rendete meglio conto di quello che sto dicendo. Però la Tangle Teaser c'è solo un modello per tutti i tipi di capelli. Questa invece, che avevano lì all'Iper, aveva, allora, praticamente ce ne sono tre di tre colorazioni differenti, adesso ve le mostro così mi capite meglio, vedete? C'è rosa, verde e azzurra. Allora, quella azzurra è per i capelli ricci e grossi, quella verde mossi e normali, quella rosa, fatalità, il mio colore preferito, lisci e fini. Vi leggo nello specifico che cosa dice. Segreto. Il segreto di questa spazzola innovativa è la particolare distribuzione geometrica delle sue addirittura 428 setole, infatti vedete che ne ha una quantità industriale, di varie lunghezze, che disperde la pressione sul capello durante la spazzolata. I capelli vengono pettinati in modo più piacevole, i nodi si sciolgono facilmente e la perdita e la rottura di capelli si riduce. Se tanto mi dà tanto... ho trovato l'oggetto del secolo, spero, ma boh, sapete che io sono sempre scettica su tutto finché non provo. La spazzola è disponibile in tre diversi modelli di colore per adattarsi ai vari tipi di capelli, lisci e fini, mossi normali, ricci e grossi. Ecco, per chi avesse un Iper vicino, comunque quello dove sono stata io, sappia che c'è disponibile questa spazzola. Tra l'altro adesso è scontata, al posto di 15 euro, viene 9,50 euro, una cosa del genere, per cui boh. Io l'ho presa, ovviamente scettica come sono, la provo e dopo a chi interessa mi scriva qua sotto un commentino, ovviamente se interessa solo una non ha senso che faccia un video, o comunque magari lo inserirò in un altro video che parla di capelli o quant'altro, comunque insomma a chi potesse interessare vi faccio sapere come mi trovo con questa spazzola che assomiglia veramente tanto, soprattutto le sezioni sono praticamente identiche a questa famosa Tangle Teaser. Bon, basta. Poi all'Iper cosa ho preso? Ho preso i famosi baby
lips della Maybelline. Ne ho visto e sentito parlare talmente tanto che ho voluto prenderli anch'io. Ovviamente qua ho copiato voi, non so ancora dirvi nulla, come vedete sono ancora confezionati. L'ho preso rosa, che questo è, vediamo se mi dice, nuovo, ok, Maybelline, eccolo qua, il Pink Punch rosa. Poi l'ho preso azzurro, penso che sia semplicemente un trasparente per idratare, vedete che c'è scritto qua sotto, e il viola deve essere al gusto di Peach Kiss. Questi tre, c'erano tutti i colori, questi venivano 2,90 euro, non so fuori nelle profumerie o dove siano rivenduti, a quanto li vendono, all'Iper sono venduti a 2,90 euro per chi insomma fosse interessato. Poi dove sono stata? Sono stata, vabbè, questa è una stupidaggine, a chi odia Hello Kitty, a chi non piace, eccetera, eccetera, spenga qua il video. Sono stata qua, si chiama Confetteria Filarmonica, è un negozio che rivende confetti, bomboniere e quant'altro che c'è qua a Verona. Avevano un angolino super, iper, mega scontato di Hello Kitty, perché ormai ovviamente Hello Kitty non la tiene più nessuna, e tra tutte le cavolatine che c'erano, peluscetti eccetera, che insomma ne ho un'infinità, non che questi servano a qualcosa, perché non servono assolutamente a nulla, non sono per Emma ma sono per me, no scherzo, glieli darò un pochino anche a lei ovviamente da giocare, però spero che non li rovini perché mi piacciono da morire. Ho preso questa confezione, guardate che bella, ovviamente per chi piace e apprezza Hello Kitty come l'apprezzo io, perché sapete che a me piace da morire, ho preso questi due personaggi di Hello Kitty che li ho pagati, anziché mi sembra 20 euro, una cosa del genere, insomma gli ho dato 8 euro, 10 euro, non mi ricordo, mettete 10 euro ma mi sembra 8, comunque di tutti e due, sono semplicemente due personaggi in plastica, non sono salvadanai, non fanno suoni né niente, sono due personaggi da tenere, da collezione praticamente, e sono Kitty e Mimmi, sì, Kitty e Mimmi, eccoli qua, ho preso quest'altra sciocchezzuola che sapete che a me dà tanta gioia, come dico io, perché io amo Hello Kitty, insomma ho preso questi due personaggini così. Mi andava di prendere, mi piacevano. Poi cosa ho preso? Sono stata da Dani. Dani è un negozio assolutamente low cost che c'è qui, ma l'ho visto in altre città d'Italia. Qua ovviamente scrive Group Dani, c'è anche il sito internet www.danigroup.it, eccolo qui per chi volesse insomma farci un saltino. Devo dire che hanno delle cose molto carine, sfiziose tra virgolette, perché sono abbastanza basiche, però insomma si spende poco per farci una stagione, penso che vadano più che bene. Io è la prima volta che acquisto da Dani, però ne ho sentito parlare bene, ecco, non so se la qualità, se sia buona o meno, insomma ho preso due cosine, le ho pagate poco, come dico io al massimo ci faccio una stagione e poi le butto se proprio dovessero sgualcirsi, però insomma boh, staremo a vedere, vi faccio vedere che cosa ho preso perché le trovo veramente carinissime. Allora, al prezzo di 24,90 ho preso questa camicia, che tra l'altro non è una camicia perché io odio fortemente stirare, cioè fatemi fare qualsiasi cosa di casa ma non stirare. Ho preso questa camicia nera che tra l'altro è molto carina perché è elasticizzata, sono le classiche diciamo maglie barra camicie che voi lavate, le appendete e potete rimetterle senza stirarle. Ha la particolarità, non so se lo vedete in camera, di avere sullo scollo praticamente questa sorta di fiocco che voi potete fare al posto della classica chiusura con il bottoncino. Adesso non so se riuscite a vederlo così. Comunque vedete, qua c'è il collo, si chiude opla con questa sorta di fiocchetto che ovviamente fa parte del collo, sotto partono i classici, mamma mia, spero che lo vediate, bottoni, però praticamente qua invece di chiuderlo normalmente col collettino tagliato ha questa sorta di girocollo che scende con questo, come posso dire, caspita non mi viene il termine, insomma lo chiudete a fiocco, vediamo se riesco a farvelo vedere, voi fate proprio, allora o lo chiudete con un nodino semplice oppure fate, eccolo qua,
la cappoletta, il fiocchettino, che dir si voglia, che diventa insomma una camicia un po' più particolare, un po' più elegantina, vi dà questa possibilità qua. Oh, forse così lo vedete? No, l'ho messo male. Insomma, spero che capiate come è messa. Insomma, è una camicia diversa dalle solite, anche perché io le camicie le metto gran poco. Poi ho preso quest'altra maglia camicia, anche lei dello stesso tessuto elasticizzata, per cui la lavate, la stendete e non la stirate, con questa rouge sul davanti, guardate che carina, è leggera, ovviamente in inverno se non ci mettete sotto almeno un dolce vita con la manica lunga, di sicuro mettetevi via che la mettete solo a primavera. Questa l'ho pagata 17,90, è molto carina, volevo insomma un paio di capetti leggermente più elegantini del classico, della classica magliettina da sotto, insomma magari un maglioncino classico a V o girocollo, oppure qua pensavo di abbinarli, che l'ho visto ma non avevano la taglia, un cardigan nero semplicissimo, svasatino, però aveva la particolarità di avere i bottoni con delle perle, tornerò a prenderlo perché non c'era la taglia. Insomma, da metterci sopra, diciamo che cambia un attimino l'outfit dal classico maglione con il dolce vita, ecco come dico io. È un po' più elegantino. Guardate che carina. Oppure la vedevo abbinata, ma io non le porto, magari tipo da portarla come sottogiacca, però vi ripeto, magari un po' più in primavera, perché adesso è un po' difficoltoso visto il freschino che sta per arrivare. Ok, stringo, tanto per cambiare i miei 20 minuti li ho sorpassati. Spero, ecco, che tutte le cosine vi siano piaciute. Se avete qualcosa da segnalarmi, scrivetemelo qua sotto. Fatemi sapere della famosa Tangle Teaser, dell'imitazione della Tangle Teaser, se vi interessa sapere la mia opinione, insomma, se andrete a prenderla, se l'avete provata, eccetera, eccetera. Con questo vi saluto, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!